puntata. Ci mettiamo d'accordo, ci vorrei dire due parole alle agende rosse. Siamo? Beh, che ieri da PM, oggi da avvocato e comunque da cittadino, sia ieri che oggi, sono ovviamente al fianco delle agende rosse tutte le associazioni, i comitati, i cittadini che stanno sempre in prima linea per lottare contro la mafia, i poteri legali che legittimano l'illegalità, a cominciare da questo Stato che ha trattato con la mafia e che ha le mani lorde di sangue a causa della trattativa, e credo che sia importante non solo difendere i magistrati più esposti, in particolare quelli che alla Procura di Palermo stanno proseguendo le indagini e i processi sulla trattativa, ma soprattutto fare un passo avanti, ognuno per quello che può. Io personalmente ritengo che ad esempio vada riattivato il profilo della responsabilità politica, per questo ho fatto questa proposta di costituire un comitato d'inchiesta misto di parlamentari ed esponenti delle associazioni antimafia, delle vittime della mafia. Io mi auguro che questo può essere un modo tangibile, perché la migliore scorta per i magistrati non sono i poliziotti, non sono le tecnologie, ma è l'impegno in prima persona di tutti. E allora, fin quando non c'è un impegno e inchieste e indagini su altri livelli, senza interferenze, sul livello per esempio appunto delle responsabilità politiche ed etico-morali, allora così si alleggerisce un po' la pressione sulla magistratura, e la magistratura può andare sino in fondo affiancata a tutti gli altri. Grazie. Grazie a lei.